cioè, sto guardando le nuove tariffe di Omobile, no? E sinceramente non la capisco, cioè, c'è qualcosa che non mi torna, non lo so, cioè, veramente, se voi riuscite a capire il meccanismo e a risolvere l'arcano, ditemi voi, è un po' che ci sto guardando e non riesco a capire il senso. E vi faccio vedere subito di cosa si tratta. Allora, ok, hanno aumentato quindi l'offerta da 50 giga, sempre strozzatura, vabbè, quei 30 megabit al secondo, minuti SMS limitati, 12,99 euro, prima era 11,99 euro. E va bene, scopriamolo. E qui siamo sulla SIM attivazione 9,99, prima ricarica, qui sarà scalato il rinnovo 12,99. Va bene, minuti ci siamo, quindi specifici. Ok, il costo di SIM attivazione è scontato per le nuove attivazioni e per i clienti provenienti da, e qui c'è tutta la lista, TIM, Wind, Tre, eccetera eccetera eccetera, Iliad, per altri operatori il costo di SIM attivazione è di 29,99 per altri operatori, va bene, 12,99, ok, ma non capisco, no, non lo capisco adesso se si carica sta benedetta pagina, ok. Perché c'è l'offerta, quella da 6,99, sempre 50 giga, no? E qui parliamo tutti 50 giga, c'è da 8,99, da 6,99, ok, quella da 6,99 per clienti provenienti da alcuni gestori virtuali, quindi quella da 6,99 la possono fare, come vediamo, la portabilità solo da questi operatori, ok, Noitel, Plintron, ci ha messo anche Plintron, Poste Mobile, 6,99, ci siamo. Se io, diciamo, sono Iliad e voglio fare la portabilità, oppure sono un nuovo utente, voglio acquistare una SIM, quale faccio? Perché c'è questa qui, questa nuova che è da 8,99 e c'è scritto, come vedete qua, per nuovi numeri e per clienti Iliad, Kena e alcuni virtuali. Scopri e scopriamolo. Andiamo a vedere, costi va bene, strozzature uguali, offerta disponibile per nuovi numeri e per portabilità da Iliad, Kena, qui c'è, sono questi. L'offerta ha un costo di 8,99 al mese per nuovi numeri e per la portabilità da Iliad, Kena Mobile, Deli, Telecom Mobile, Digi Mobile. La portabilità deve essere effettuata entro 15 giorni dall'attivazione della SIM, altrimenti per dare lo sconto e l'offerta si rinnova a 12,99. Quindi si può fare il cambio della portabilità, ma se io faccio la portabilità, in teoria, se faccio la richiesta, tu almeno quando fai la portabilità, massimo sono 48 ore, dalle 24 alle 48 ore, dovrebbe essere eseguita, bisogna che la portabilità di solito viene eseguita. Ma io non capisco il senso di questa offerta che dice l'offerta che è per i nuovi numeri, non capisco questi nuovi numeri, e per portabilità da, va bene, i nuovi numeri, ma se io ho un numero nuovo, voglio attivare una nuova SIM e mi hai messo quella da 12,99 e questa da 8,99, non capisco il senso delle due offerte, cioè non lo capisco. Scusate l'ignoranza, ma non lo capisco. Questa l'hanno messa forse solo a vedere perché 12,99 barrato. Solo se non viene eseguita la portabilità, ma se una volta che ti faccio la richiesta, sicuramente non dipende da me, dalla portabilità, ma dipende sempre dal vecchio gestore da cui provengo.
mi vuoi dare la colpa a me se non va fatto la portabilità? Comunque, queste sono le tariffe, questo è quello che, tra virgolette, non mi piace di HomeMobile. Sono queste complicanze per fare una SIM. È complicato, il servizio sarà buonissimo, prende, copertura Vodafone, sicuramente sì, non ci sono dubbi, è un ottimo gestore, non ci sono, non si può dire di no perché ha una copertura Vodafone, quindi ha una buona copertura, almeno nella mia zona, bene o male, ha una buona copertura. Vodafone, come può essere anche Optima, che è sempre Vodafone, come ci sono anche altre. Però quello che a me non piace, ad esempio, sono queste cose qui. Cioè, queste offerte sono per complicarsi loro, magari il loro call center, i loro gestori, che si devono spiegare un po' queste offerte qui. Io sinceramente, aiutatemi a capire il significato di queste offerte. Allora, questo l'abbiamo capito, adesso quello da 6,99 ci sono perché, vi faccio rivedere, ho capito, provenienti da altri operatori virtuali, 6,99, lì hanno tolto Iliad, quindi chi proviene da Iliad, no. Li hanno tolti e ci siamo, ma questo da 8,99 non lo capisco perché c'è quella da 12,99, stessi gigabyte, stessa strozzatura, stessi minuti, SMS, 8,99 e c'è solo la clausola, perché quella da 12,99 sia per i numeri, sia per portabilità e numeri, nuovi numeri, si può fare quella da 12,99 e quella da 8,99, ma che senso ha? È logico che io, se voglio fare anche un nuovo numero, chiederò quello da 8,99, ma non capisco il senso, la portabilità, cioè io devo fare un numero nuovo e poi devo fare la portabilità e poi non trovo cosa c'è scritto. L'offerta ha un costo di 8,99 al mese per nuovi numeri e per portabilità. La portabilità deve essere effettuata entro 15 giorni dall'attivazione della SIM, altrimenti per dare lo sconto. Allora, che senso ha avere un numero nuovo? Aiutatemi voi a capire questa cosa qui, perché, cioè, vi giuro, io non lo capisco. Non capisco che senso abbia un'altra di queste offerte. Intanto, come potete vedere, ecco, il tempo che ci ha messo per caricare la mia cara fibra di Vodafone, quindi vabbè, lasciamo perdere come al solito. E niente, non so cosa dirvi. Vi ho fatto notare che, in poche parole, oggi è il 29 aprile, come c'eravamo detti, insomma, avevano messo la scadenza il 28 aprile, sarebbero scadute quelle offerte. Quella da 11,99, 6,99 hanno aumentato 1 euro, quella da 50 giga, quindi da 11,99 a 12,99, quella da 6,99 l'hanno lasciata lì, però hanno solo cambiato da chi proviene da, quindi solo hanno sostituito le provenienze dei gestori virtuali, quindi hanno tolto Iliad, hanno tolto Kena, l'hanno buttati da quest'altra parte, insomma è un gran casino. Io direi che mi fermo qui perché non so più cosa dirvi, e per me queste sono delle cose che non hanno senso e queste sono le cose che a me non piacciono. E per questo motivo io mi fermo qui, lasciate i vostri commenti, quindi mettete tutte le vostre, se avete capito qualche cosa, il significato di questo 8,99 rispetto a 12,99, ma guardate anche quelle. Il nuovo numero anche, cioè, si può fare da tutte e due le parti. Che senso ha avere 12,99 e 8,99 se da quello che c'è scritto hanno tutte e due lo stesso significato? Quindi si può fare sia un numero nuovo, da così, da come si capisce, o al massimo lo cambieranno, scriveranno meglio questa offerta. Io ripeto, non l'ho capito. Aiutatemi voi a capire questa offertona di HomeMobile by Vodafone.
Io direi che con questo è tutto, io vi saluto, aspetto i vostri commenti, ci sentiamo al prossimo video. Un abbraccio a tutti quanti, sempre da Teto. Ciao ciao.